Vent'anni fa ho fatto un film ambientato in questa zona e alcune scene le abbiamo ambientate anche all'interno di questo castello. Mi è stato chiesto di parlare di come è venuta fuori questa idea, per cui sono qui per dirvi questo. Nel 90 mi sentivo pronto per fare il mio primo film, diciamo così. E dunque io vivo a Roma, sono di Andrea. La cosa che mi è venuta immediatamente in mente è l'emozione che si prova a stare qui sulla Murgia. C'è il silenzio, lo spazio, e credo che tutti quanti noi, se siamo della zona, abbiamo questa cosa che un po' ci unisce tutti quanti. C'è questa emozione di stare qui, in questo panorama pazzesco, a 360 gradi libero, con le stelle. Una cosa fantastica. Quindi ho pensato, bene, da questa cosa qua deve partire un'idea. E un'altra cosa che ovviamente è imprescindibile da questo posto è il castello. E quindi il castello è la forma ottagonale. E in quel periodo si parlava appunto della cabala e dei misteri. E quindi insomma alla fine c'era questa cosa che l'otto aveva una valenza simbolica. Fino ad allora della valenza simbolica dell'otto non si era occupato nessuno praticamente. Ho fatto questa proposta all'amministrazione del luogo, della città di Andria, a quel tempo, cioè di partire con un documentario che raccontava scientificamente che cosa fosse il castello, cosa fosse la Murgia, cosa fosse la città di Andria, eccetera, eccetera. E di completare questo aspetto scientifico con un'operazione poetica. Cioè questo film che noi abbiamo fatto è un'operazione di poesia, di arte, tra virgolette, concedetemi stasera si possono usare queste parole. Tutti noi adesso abbiamo l'esperienza di vedere film in casa, già a quel tempo c'erano le televisioni private, così. La percezione di un film in casa, voi lo sapete, è totalmente differente, la gente parla, si va al bagno, si mangia, si fanno tante cose, poi non c'è la memoria che c'ha la sala cinematografica, cioè tu a casa c'hai che hai litigato con tua moglie, che hai litigato con tuo marito, che il ragazzino sta male, insomma, no? Le bollette. Invece al cinema hai solo la memoria degli altri film che hai visto lì dentro. In più, poi dopo, quando lavori su questi schermi così grandi, la cosa veramente fantastica è che tu puoi permetterti delle inquadrature dove vedi una persona piccola piccola che cammina e la puoi tenere per un po' di tempo, nessuno si annoia. E dunque allora c'era questa cosa di, mi sono inventato una storia di uno che è in uno stato confusionale, parte da Mestre, dalla stazione di Mestre, arriva qui, scende dal treno, sale su un treno, scende qui, arriva in questa zona, vede il castello e incontra della gente che si è fermata sul limitare del castello, in una casa, loro vivono, una coppia, un uomo e una donna. In quegli anni, il cinema italiano in quegli anni era molto piccino, si raccontava di storielline molto piccole. Allora, la Sala Roma di Andria, alle 9:15, l'8 ottobre, si vede questo film, che è un film drammatico, non è un film di intrattenimento. E poi c'è un gran lavoro fatto con l'immagine, perché c'è un direttore della fotografia molto bravo, c'è una montatrice molto brava e anche un bellissimo lavoro fatto col suono.